fans, nella quarta parte di questo viaggio siamo ripartiti dalla cima del Col du Galibier, che abbiamo scoperto essere veramente spettacolare, dirigendoci verso il Colle di Lautéré. Una volta arrivati qui abbiamo svoltato a sinistra per tornare verso l'Italia. Sulla strada del ritorno abbiamo scampato di poco il temporale e anche un autovelox fisso. Raggiunta la cittadina di Briançon è iniziato l'ultimo passo della giornata, ovvero il Colle del Monginevro, che abbiamo fatto al tramonto. In cima a questo passo siamo rientrati in Italia e ci siamo diretti a Salice Duzio, dove avevamo prenotato una camera per la notte. È proprio qui, nel garage dell'hotel, che possiamo iniziare con la quinta parte di questo viaggio. Buona visione! Ciao fans, è il secondo giorno, stiamo per partire, non abbiamo acceso gli interfoni. E niente, adesso usciamo dal garage qua dell'albergo, gli restituiamo le chiavi del garage e ci avviamo verso la strada. Ho il cavo per caricare l'iPhone che penzola. Andiamo. Cosa hai fatto? Ce la facciamo uscire dal garage prima di domani? È già spenta. Grazie. Bene, l'itinerario di oggi parte da qui, Salice Duzio, lo dico in italiano almeno giusto di sicuro. Adesso faremo il Colle del Monginevro e poi andremo a fare l'Isoard. Sei pronta? Vamonos. Anche oggi partiamo presto domani. E domani è vero perché andiamo in ufficio, quindi domani partiamo presto per davvero. La giornata fortunatamente sembrerebbe bellissima. Top, guarda qua. Bellissimo, è comunque bello come paese, ha tenuto strabene. Poi guarda che vista, qua. Mi manca vivere un po' in montagna. Eh beh, immaginavo, giù da noi non c'è nulla. Comunque adesso scendiamo dal paese, vuoi dire qualcosa? L'hotel strabello, eh? L'hotel bellissimo, abbiamo fatto i complimenti. Se ci ricapiterà in futuro di tornare a queste parti, sapremo dove andare a dormire. E anche oggi, ah cazzo, muore. Cosa? Muore, 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 fermati, 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 fermati. Cos'hai fatto? Ho il riposo attaccato allo zaino. Tanto non ci serve fino a stasera. Ho capito, ma non è attaccato bene. Ah, e mica te l'ho messo io? E l'ho messo io infatti ieri sera per salire in camera. Non so neanche se è ancora attaccato. Io non l'ho visto. Cosa aspetti a controllare? Ho capito, mi dai una mano? E cosa faccio? Anche la mia è in discesa, Non è che la mia è in piano. È qua. E che mano ti devo dare io? Non lo attacchi a moto. Grazie. Prego. Partiamo bene comunque. Meno male che me ne sono ricordata subito. E puoi mettere il video. Che emozioni. Colpo di scena. Sto girando a destra. Sì, sì, sono qua. Strada nuova, non ne ho fatto questa ieri. Sì, ma non siamo passati in centro. Anzai, polizai. Te hai visto la blindata? Sì, no, che miseria. Vamonos. L'asfalto. Comunque ho messo prima tappa sul navigatore Isoard e poi ho messo il punto della strada dove c'è il bivio tra la Bonette e il Colle della Maddalena, che almeno una volta che arriviamo lì vediamo che ore sono e decidiamo se farli entrambi, perché l'itinerario vero è la Bonette, il Colle della Maddalena saliamo e scendiamo. Vediamo paga sto sbruffone che ci ha superato con arroganza. E pigliati sto sorpasso. Fa un po' freschino con la maglia a maniche corte. Io sto bene. Ma quello che non ammazza fortifica. Domani influenza. Già mi sono svegliato col mal di gola. Adesso inizia il passo che ieri ci ha fatto divertire. Drive, Grenadier. Aspettiamo almeno dopo la curva ad aprire il gas, che quando siamo passati poi ho guardato nello specchietto ci stava fissando. Si parte. Bellissimo con la luce, guarda qua. Questo era da ginocchio, ma io non sono capace. France! Welcome to la France! Ah, ce la tocca.
Boh, un po' più in mezzo, no? Questo qua è sicuramente italiano. Infatti. Dica, di là dovete stare. Guarda che panorama. Ma soprattutto cielo azzurro. Che figo. Bene. Beh, erano un po' più cavalli di noi. Tutti senza DB killer. Ecco perché sentiamo degli aerei, tutti i quattro cilindri. Perché oggi sì che ce n'è in giro di gente. Eh sì, oggi ce n'è di gente in giro. Vero anche che ieri siamo passati di qua che erano le 8 di sera. Vabbè, però anche sugli altri passi che abbiamo fatto non c'è nessuno. E questo qua col caddy che sta facendo la coda. Si può andare a 24 all'ora? In realtà appena giù dal Monginevro inizia subito la salita dell'Isoard. Infatti ci siamo trovati qua senza neanche accorgercene. Bene, saliamo, scendiamo e faremo 16-20 tutto il giorno. Sarebbe stato bello fare in un altro modo, comunque. È tutta ciclabile lì di fianco, eh. Vabbè, questo riesce comunque a star fuori dalla linea. Ma sei sicuro che sia un colle? Sì, perché? E boh, passi in mezzo al paese alla sola stretta. È perché quando fai il passo della Prica non passi in mezzo al paese. Ah, vabbè. Quando sali allo Spluga prima di arrivarci non passi in mezzo ai paesi. Cosa stai dicendo, Luna? Vabbè, mi pare un po'. Dai, la cagata delle 10 l'hai detta, adesso la prossima alle 11. Guarda, in mezzo alla valle, con i pini. Mi ha salutato il ciclista. Ti lamentavi che c'era troppa gente? Toh. Oh, così mi piace. Te l'ho detto, ero su quel passo là perché era quello che svalicava. Poi su per le montagne, tranquilli. Toda gioia, toda bellezza. Mi ha mai visto che ha mandato un messaggio nel gruppo dicendo Domenico, che è il loro amico che ha il GS, e l'anno scorso ha fatto tutte le Alpi, dalla Liguria fino al Friuli. Ha detto, Domenico dice che il passo più alto in realtà è il Col della Bonette. E gli ho mandato, ci andiamo oggi, e poi gli ho mandato la roba di Wikipedia. In realtà è la strada carrabile più alta d'Europa. Cioè la strada asfaltata, il Col della Bonette più alta d'Europa. Però non è il passo più alto, perché il passo della Bonette passa a 2007 e 15, mentre la strada prosegue tipo fino alla vetta e gira intorno, ma non è più un passo perché non sali e scendi dall'altra parte. Cioè per essere un passo deve arrivare in cima e scendere, anche se la strada più alta d'Europa pare sia il Colle del Sommelier, che è sopra Sestriere, dovrebbe essere 2009-90 qualcosa, ma è sterrato. Ah, grazie Wikipedia. Madonna, che spiusa da Gren, Kikin Shiko, Gidiunga e Frenkevena Fug. Guarda il vecchietto con il maggiolone vecchio. È raffreddato d'aria, eh. C'ha tipo 12 cavalli se non sbaglio. Raffreddato d'aria. 12 cavalli. E infatti vedi che non va su. Il motore era 500 di cilindrata. È una macchina degli anni 40. Tornante. Ecco lo svizzero che va piano. Arriva qualcuno? No. All'inizio era un po' crepato, un po' brutto, però per ora consigliato. Andiamo come in cima, però dai, mi sembra meglio della Madeleine. Sì. Bella la valle sotto. Cioè, dai, diamo un po' di distacco alla minima. Come trasformare una gita della domenica nella cronoscalata. Dai, diamo distacco alla macchina dietro. Ti ho persa? No, perché ci sono dei punti che non vedo, quindi rallento. Non c'è davanti nessuno. Cosa devi vedere? Poi c'è stretta. Paura di arrivare lunga a finire giù nelle conifere. Ma le conifere attenuano, eh. Vabbè, soprattutto il tronco. Ma il tronco lo abbracci. Non hai mai provato quando vai a sciare a abbracciare gli alberi? No. Io sì. Ma un abbraccio appassionato, proprio. Ma c'è il fotografo. Guarda, Isoard foto. C'è il fotografo qua. Guarda che roba. Porca vacca, bellissimo. Comunque siamo arrivati in cima. Io davvero italiano mettere la moto sotto al coso. No, io non vengo lì, eh. Guarda, io la metto qua, proprio per, giusto per ripartire. Bene fan, siamo arrivati in cima al Colle dell'Isoard. Adesso Luna verrà qua anche lei a fare una foto. Farti investire. Adesso facciamo qualche foto e poi ripartiamo.
Ciao fans, siamo qua con Luna. Ciao fans. E quindi facciamo l'idromassaggio dopo colazione? Ho una temperatura di 27 gradi. A 27 è un po' freddina. No, non lo so, sono 275. Magari sono le bolle che fa al minuto. I gradi con cui può cuocere le aragoste. Comunque, lo dico toccandomi le palle, non c'è neanche una nuvola.